Attualmente il sovraffollamento delle carceri del Lazio è pari a più 1.044 detenuti rispetto alla capienza regolamentare. Lo afferma il segretario generale della FNS CISL Lazio Massimo Costantino, che per Civitavecchia parla di tasso effettivo di affollamento del più 168% e si dice preoccupato, spiegando che bisogna fare particolare attenzione a questa situazione. Sia il carcere nuovo di Civitavecchia che quello di Latina figurano infatti tra i primi 20 per tasso di affollamento effettivo, con la nostra città al 17° posto. Purtroppo si continua a gravare sugli istituti penitenziari, afferma Costantino, una competenza non propria dato che il personale si trova a gestire anche detenuti con problemi psichiatrici o peggio ancora detenuti che dovrebbero essere inviati nelle REMS. Il sindacato evidenzia di non aver ricevuto risposta alla lettera inviata insieme alle altre rappresentanze sindacali regionali lo scorso 20 giugno al presidente della Regione Lazio Rocca, dove si evidenziavano le criticità delle carceri del Lazio, non ultime quelle legate alla gestione di detenuti con problemi psichiatrici e quelli attinenti alle REMS, chiedendo un'apposita convocazione urgente. Giovedì scorso è stato sottoscritto il nuovo accordo quadro nazionale per il personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, sostanzialmente il contratto integrativo nazionale della Polizia Penitenziaria, uno strumento in più per migliorare le condizioni di lavoro del personale penitenziario. Il nuovo AQN, spiegano dalla FNS CISL Lazio, costituisce il più importante strumento che accompagnerà nel complesso e responsabile compito i nostri rappresentanti sindacali nel tutelare i diritti soggettivi e collettivi di colleghe e colleghi dei Baschi Azzurri. Nel nuovo AQN ci sono importanti novità, maggiori spazi di partecipazione e trasparenza nelle scelte e nell'attività di verifica, controllo ed efficacia degli accordi, che implica un senso di responsabilità ed impegno di tutti gli attori coinvolti nell'applicazione a livello centrale, regionale e periferico, con la contrattazione che diventa ancora più centrale nel quotidiano dei servizi.